Un Bari convincente supera l'Avellino, se siamo subito ad una prima svolta del campionato del Bari lo chiedo ad Enzo Tambora. Buon pomeriggio Enzo. Sì, buon pomeriggio anche a voi. Sì, dovrebbe essere la, la, la prima svolta, la prima vera svolta del campionato. Avevamo detto... La partita col Catania, sì, importante come vittoria, ma serviva una riprova perché il Catania mi sembra una squadra allo sbando L'ha dimostrato anche perdendo 3-0 contro eh, chi? Contro, contro lo Spezia. Sì, ha perso 3-0 la Spezia sì. eh, Ieri si giocava contro una squadra vera, peraltro una squadra in euforia come l'Avellino. Aver vinto 4-2, eh, dopo una partita peraltro bella, giocata bene anche dagli avversari, eh, è un segnale di forza. Di qui può iniziare il vero campionato del Bari, cioè quello che noi avevamo immaginato probabilmente la scorsa eh, estate, fermo restando che la B è un, una sorta di giro d'Italia eh, lunghissimo dove eh, non si può come dire saltare di gioia eh, solo perché eh, hai vinto 4-2 con l'Avelino, cioè è così lungo che dobbiamo andare molto cauto. Certo, in ogni caso c'è una sorta, sorta di continuità perché sì. due vittorie consecutive, il quarto risultato utile comunque... è importante. Però direi che il dato più importante è che ieri abbiamo rivissuto l'alchimia dello scorso finale di stagione. Sì. Per la prima volta in questo campionato c'era tutto praticamente. C'era il pubblico, c'era la squadra, c'era l'allenatore che alla fine ha festeggiato come fosse praticamente un ultra sotto, sotto la curva, poi c'eravamo anche noi perché insomma, non potevamo iniziare... Con un risultato diverso dalla vittoria del momento. È vero, partita, devo dire eh? che ieri abbiamo inaugurato un nuovo format. No? TB Sport 91 minuto ha avuto anche un diciamo un discreto successo. da Manteniamoci in passi. No, devo dire che era una sorta, era quello che mancava rispetto alla programmazione sportiva di Telebari. Noi siamo stati sempre accanto alla squadra durante tutta la settimana, ma Mai nel dopopartita con l'eccezione di Radio Bari che faceva il 91 minuto. Grazie eh, alla disponibilità della società, eh, si è riusciti a trovare questo accordo per eh, trasmettere il dopopartita insomma è stato un dopopartita molto, molto ricco. Eh, che ha ricordato un po' quelli della Rai con la nazionale. No? Con, sì, sì, è vero. Eh, è è tutti vero. i protagonisti che vengono, sono venuti a parlare da noi. Credo che sia un premio a noi e soprattutto al nostro pubblico, alla nostra utenza. Che eh, meritava un qualcosa in più. Ringrazio personalmente anche il reparto tecnico perché non era soprattutto facile comunque andare anche in, in diretta e farlo in un certo modo. Abbiamo per intanto un primo ascoltatore in linea, poi andremo ad ascoltare anche le parole del presidente del Bari Gianluca Paparesta. Pronto? Pronto? Buon sì. pomeriggio. Mimmo Bianco Ciao, da Mimmo. Bari. Ciao amico. Saluto te Cristian e A Enzo. Beh, caputo quanti gol deve fare il Mimo quest'anno per essere un attaccante vero. <ride> io ne spero che ne faccia almeno 20. 20. Anch'io ho detto 20 li può fare. Eh. 20 sì. Enzo, e un... vorrei parlare della partita di ieri pomeriggio che è stata finalmente si comincia a vedere a me non importa dove arriveremo o cosa faremo. L'importante è che giocano sempre con il carattere, la voglia. E tanto, complimenti a tutti i tifosi del Bari che si sono comportati bene e vorrei dire... Non come... tutti si sono comportati bene perché eh c'è la sì, notizia sì. dell'ultimo eh, ora Sì, sì se sì. la vuoi leggere. Sì, sì, ci sono... Voglio di... dire l'ultima sì. cosa, Enzo, scusami. Sì. In quanto riguarda Romizzi, avete visto, eh, io non voglio fare il tecnico, però Romizzi, mezzo al campo, non può mancare insomma, well, Mi eh. dispiace per Massimo Donati che ora non so il suo posto se... Eh, eh, Ma io sono convinto che Donati totale, è l'alterico di Sciaudone più che l'alterico di, di Romizzi. È difficile togliere sì. il posto a Romizzi ora perché, secondo me, è l'uomo più in forma del bar. Insieme a Caputo eh. Dimo, grazie, è l'unico intenditore peraltro. Eh. Sì, sì, però anche Donati nel centrocampo a tre è più un regista che, che una mezzala. Dunque, comunque, esatto. andrà in ogni caso in contrapposizione con Romizzi. però lo dicevamo, è una partita pazzesca, soprattutto il primo tempo. mostruoso tempo di Romizzi, so, io mosso, ho so. avuto la fortuna di vederla dal basso perché ho fatto il bordo campo per Sky. E veramente bruciava l'erba. Cioè, quando passava con questo impeto, con questa sì, determinazione, diceva, Ma questo quanto, che energia. Cioè, veramente, visto anche dal basso, la prestazione di Romizzi è ancora più spaventosa. Cioè, davvero faceva paura in certi momenti, sradicava la palla dai piedi degli avversari e si infiondava. Quando andava a chiudere qualcuno, chi è quello che ha chiuso Romizzi e sembrava che ci fossero sei Romizzi in campo almeno ero ovunque intanto eh, a proposito dei tifosi la polizia di stato ha arrestato due eh, tifosi biancorossi, rei comunque di aver lanciato pietre ed altro materiale pericoloso colpendo il vetro posteriore di un furgoncino con a bordo tifosi dell'Avellino e cercando poi di lanciare all'interno del furgone un fumogeno e eh, all'interno c'erano anche dei, dei minori, dunque due, due arresti per il resto comunque è stata una, una serata tranquilla. Dobbiamo dire per quelli anche che poi erano, no, erano delle, forti, eh, sì. come dire, delle forti misure preventive. Eh, noi abbiamo la scorsa settimana più di una volta evidenziato questo aspetto, perché la prevenzione è meglio che affrontare sì, all'ultimo sì, momento sì, le infatti. cose. Come, come vedete, anche se eh, tutto sembrava, eppure qualche scalmanato, qualcuno che evidentemente, però diciamo nel complesso. Un petardo è stato esploso da quelli dell'Avellino, però al di là di questo... Sì, un petardo, sì. Eh, ...credo che tutto sommato, insomma, la serata sia stata tranquilla. Un ascolto a Tonellina, poi paparesta, Resta. Pronto? Sì, buonasera. Salve. Una gentilezza. Vorrei riconoscere un vostro parere in merito ad alcune considerazioni. Sì. Ho la sensazione che eh, lo zoccolo duro dell'anno scorso fermo eh, restando l'irripetibilità insomma di tutto quello che è accaduto nei due mesi e mezzo, negli ultimi tre mesi stia ancora eh, facendo qualcosa di molto importante alludo a Sabelli, Romizzi, Ciaudone Dependi eh, Galano stesso Sciaudone. e ci mettiamo, mm. anche, ci mettiamo anche Caputo sì. eh, secondo me eh, l'unica cosa che eh, non va al momento e che crea qualche grossa difficoltà, è che continuiamo a prendere gol sempre nella stessa maniera. Mm. Grazie. Vorrei conoscere un vostro parere, grazie, no, no, grazie per il gentile. Non cerco neanche di, così, di esprimere sì. un parere, e ragione perché, comunque, eh, per quanto il Bale abbia giocato due belle partite, ha subito quattro gol tra Catania e, e, e ieri, e abbiamo rischiato di subirne altri perché, comunque, da Don, sia Catania che. Ieri è stato da sette, eh? Possiamo dire sì, sì, stato? So, anche ieri ha fatto due parate importanti. ieri due parate eccezionali, quindi è chiaro che va registrata la, la difesa. Eh, per quel che riguarda invece lo Zoccolo Duro, nessun dubbio. Nel momento in cui ha ritrovato il modulo dello scorso anno, lo Zoccolo Duro è tornato ad esprimersi come si esprimeva lo scorso anno. Io credo che siano loro ancora una volta a trascinare il Bari, in attesa che tutti eh, siano su quei livelli. Beh, ci sono delle prestazioni individuali. Eh, Interessanti, a mio avviso ieri De Luca, ad esempio, non ha giocato male, ha giocato una buona partita. È in crescita. E Poi, quella palla a Sabelli è stata molto, esatto. molto, molto Il, bella Esatto. Il discorso Donnarumma di mi sembra che adesso stia mettendo un po' d'accordo tutti. Il blocco dei difensori è quello continui un po' meglio degli sì, altri, continui però. Meglio, è vero. Dei quattro è quello che al momento eccelle, gli altri, eh, insomma, delle mezze dormite, Ligi anche in occasione del secondo sì, sì, gol. Bravo Castaldo, però Ligi ha. E quindi, al di là delle somme, volte gira, sono quelli dello scorso anno che continuano a fare la differenza. Come forse era anche giusto, tutto sommato, perché loro conoscono l'ambiente, perché loro conoscono. Adesso anche il modulo è meglio degli altri, sì, aspettiamo gli altri, anche la prova di Stevanovic è stata discreta, non eccezionale, ma sì, discreta. Però sì, quando che... accelera Stevanovic risulta sempre devastante. Molto forte, sì. Sentiamo comunque le parole del presidente Gianluca Paparesta. Tra l'altro avete portato fortuna, questo bello studio è molto accogliente, spero di venire sempre con la stessa soddisfazione con cui sono venuto oggi, anche se so che il calcio è ricco di difficoltà, oggi c'è una bella soddisfazione, dopo tanta sofferenza però... Era importante portare a casa questo risultato. Ho sottolineato quando c'erano dei momenti di difficoltà che non bisognava abbattersi, così come adesso dico che non bisogna saltarsi, bisogna però eh, constatare una crescita della squadra, soprattutto una squadra che quando ha la possibilità di trovare degli spazi va, riesce a trovare il vantaggio e quindi costringe gli avversari a giocare e, e non chiudersi in undici nella propria area ha delle potenzialità per fare molto molto bene, quindi credo che sia questa la lettura di oggi una squadra che sta crescendo, deve crescere ancora, deve lavorare tanto, però con, di fronte a questo magnifico pubblico, a questa gente che ha sostenuto la squadra dal primo all'ultimo istante anche nei momenti di difficoltà non posso che ringraziare loro, ringraziare i giocatori, l'allenatore, ma soprattutto questo tifo meraviglioso. Romizzi ha coronato una prestazione di una grandezza unica, con, anche con il suo nome nel tabellino, però devo dire veramente bravi, bravi tutti. Ricordiamo chi c'era in panchina, chi c'era fuori, che, chi sarà assolutamente fondamentale per il proseguo della stagione perché vedete come ci si alterna oggi ha giocato Salviato Calderoni ha avuto un turno di riposo perché non è che un campionato così lungo si possa affrontare ecco perché una squadra che è stata rinnovata per pochi elementi ma è stata sicuramente rafforzata con scelte e innesti che sono alla pari titolari tutti quanti quindi prima quando ci si criticava perché forse avevamo cambiato tanto abbiamo cambiato poco solo che col tempo abbiamo dimostrato che, e stiamo dimostrando che i ricambi servono perché il campionato è lunghissimo.